Carissime anime, io parlo a voi e vi confesso che mi sento come inceppato. E perché? Perché vi vedo inceppate. E tante volte mi è capitato di vedere anime consacrate a Dio, suore, frati, anime inceppate. Consacrarsi a Dio significa avere le ali spiegate e volare in alto sui monti della perfezione, nella semplicità dell'amore. Questa è la consacrazione a Dio, perché costantemente e nelle opere dei santi padri e nelle sante scritture la consacrazione a Dio è lo stesso che lo sponsorizio con lo sposo divino, con Gesù. Ora, lo sponsorizio importa nell'anima che si dona una donazione completa, ma non un inceppamento. Non si concepisce una sposa schiava, non si concepisce una sposa la quale ha timore del suo sposo e guarda soltanto magari alla sua irruenza ed agisce in conseguenza della sua irruenza. Non si concepisce una sposa la quale non sia regina e padrona nella sua casa, nello stesso tempo che è come la ministra di quella casa e possiamo dire, nella parola di Gesù stesso, non sia la serva di quella casa. Consacrarsi a Dio significa sceglierlo come oggetto unico del proprio amore e per conseguenza significa scegliere la migliore porzione, e possiamo dire con Gesù, il quale disse di Maria, ha scelto l'ultima parte che non le sarà tolto, possiamo dire, l'anima consacrata a Dio sceglie l'ottima parte che non le sarà tolta. Non si può negare che nelle anime consacrate a Dio c'è un decadimento. Negarlo sarebbe lo stesso che burlarsi. Non si può negare che le case religiose tante volte diventano un poco poco, non dico molto, ma un poco poco, per certe anime, specialmente un poco casa del diavolo. Qual è la vita di un'anima consacrata a Dio? E dovrebbe essere una vita tutta per Dio, se è consacrata a Dio è tutta per Dio. È tutta per Dio la vita di un'anima consacrata a Dio? Ed ecco i pettegolezzi, ed ecco le contraddizioni, ed ecco i dispettucci, ed ecco le mancanze di carità, ed ecco le freddezze nella pietà, ed ecco il rilassamento, ed ecco le inosservanze delle regole. Ed ecco una vita la quale non può piacere Gesù, se l'ha mandato Gesù stesso. Non lo dico io. Ecco il cuore che tanto ha amato gli uomini, e che riceve ingratitudini dagli uomini massime dalle anime consacrate a Lui. Più di questo non poteva dire Gesù. E se lo ha detto per farlo annunziare alla Chiesa, non potrete certo dire che io possa esagerare, ripetendovi le stesse parole di Gesù in altre parole. Oh, ma questo è un problema positivo. Noi abbiamo visto nelle rivoluzioni, e vediamo tuttora, case religiose devastate, chiuse, religiosi e religiose gettati al bando, la desolazione, possiamo dire l'abominazione della desolazione. Vediamo religiose le quali sono deportate oggi e sono le vittime, e le vittime che espiano per le religiose che si lasciano deportare da Satana e non si accorgono di essere deportate da Satana, perché seguono disgraziatamente degli influssi, le tentazioni, le suggestioni di Satana e non se ne accorgono. È una pena grande, grande. O perché le case religiose sono state devastate? Perché tanti conventi sono caserme? Perché tanti conventi sono stati cambiati in abitazioni?
di militari, di persone, molte volte di persone anche cattive, pessime. Perché nei luoghi dove doveva risuonare la lode di Dio non risuona altro che o la parola del mondo, parola stolta, o peggio la bestemmia? È una cosa che ti deve dare da pensare. E la realtà è questo. Quando una padella non vi serve più e se bucate, voi che fate? È la città degli immonditi, non serve più. Quando una pennina si è sfondita, voi che fate? Se chiedete a scrivere, manco per sogno, la strappate e la gettate via. Ora, se il Signore ha permesso che fossero state gettate via tante di queste case che dovevano essere di orazione e che oggi sono case nelle quali passa e è passata la distruzione, sono case desolate, noi dobbiamo dire che il Signore le ha trovate sproporzionate alla sua gloria. E lo sappiamo anche dall'esperienza. E perché? Perché nelle case nelle quali veramente si è amato e si è adorato il Signore, nonostante la rivoluzione, nonostante gli sconcerti sociali, non ha permesso mai che queste anime fossero state cacciate via. Noi non sappiamo i segreti della giustizia di Dio e i segreti della misericordia di Dio. Ora esaminiamo le caratteristiche di un'anima consacrata a Dio. Le caratteristiche, diciamo così, normali, cioè quelle che sono di prammatica, e le caratteristiche come devono essere e come devono stare innanzi alla presenza di Dio. Le caratteristiche prammatiche, ecco, un'anima è consacrata a Dio quando si veste, è il primo atto della consacrazione a Dio, fa l'apostolante o il postulante per un certo tempo e poi riveste l'abito religioso. Dalla vestizione passa al noviziato. Il noviziato è il tempo di prova ed è il tempo di addestramento a tutto quell'indole, quegli usi, quelle occupazioni particolari della comunità, e quindi impara come deve pregare, cioè come si prega in quella comunità, impara come deve muoversi, come deve agire, e ci si tiene tanto. E io sono stato novizio, figliuole mie care, e lo so per esperienza. E quindi c'è una ricercatezza straordinaria in tutte le forme esterne, ed è un male questo. E dico un male perché ci bada più alle forme esterne che alla forma interna e alla formazione interna. Per noi, quando io ero novizio, è come si porta il berretto, deve essere alto fino al petto, devono essere le due dita, i due pollici incrociati sopra, se non stanno incrociati, si manca, deve farsi questo, deve farsi quell'altro, sì, e lo spirito dov'è? Dal noviziato si passa i voti, e si fanno i voti, e l'anima si lega alla comunità. Or questi voti, che cosa sono per l'anima? Dovrebbe essere la dedizione completa a Dio. E noi vediamo che tante volte questi voti sono poi bistrattati nella realtà. Ecco quello che è l'essenza, l'ossatura di una comunità. Ci sono le regole, le quali non obbligano strettamente parlando sotto pena di peccato, né veniale né mortale, ma teoreticamente. È perché se un religioso o una religiosa ha fatto il voto di obbedienza, è volontà dei superiori che si osserva la regola. E quindi mancando la regola manca il voto di obbedienza. È una cosa così semplice che si vede, ma di per sé non c'è colpa. Ci sono gli usi di comunità, che per certe comunità valgono più delle regole, e quindi certi usi, i quali alle volte fanno pena. E io vi devo dire confidenzialmente, ecco, per esempio, in una comunità che non vi nomino, per carità, ma io ero giovane, ero ragazzo, posso dire, quindi è un fatto successo tanti anni fa, un religioso diceva con un senso di rammarico profondo: siamo arrivati al mese di febbraio e a tavolo non si sono dati ancora i piedi di porco, stiamo perdendo lo spirito della nostra vocazione, il quale spirito evidentemente stava nei piedi di porco, perché era uso di comunità che nel mese di febbraio si dessero due piedi di porco a testa. E questi due piedi di porco non si mangiava nessuno, ma si dovevano dare perché era l'uso della comunità. Siamo giunti a questo punto, siamo arrivati a febbraio e non si sono dati i piedi di porco e si è perduto lo spirito della vocazione. Io lascio immaginare a voi, con questa specie di mentalità, come può un'anima slanciarsi a volo verso di Dio nel sacrificio, nell'amore, nella dedizione completa,
e in quello spirito di serietà che deve caratterizzare le anime consacrate a Dio. Ecco un fondamento di quel che deve essere un'anima consacrata a Dio. È un fondamento troppo negletto, la serietà. Perché il mondo pecca? E perché le nazioni sono in sconcerto? Perché le famiglie sono dissolte e ci manca la pace? Perché le comunità sono in disordine tante volte e ci manca l'ordine e la vita? È la vita soprannaturale, non la vita di apparenza semplicemente, diversamente sarebbe la vita degli scribi e dei farisei. Sapete perché? Perché ci manca lo spirito di serietà, ossia che sono bambini con la pettolina e ragazzi con la pettola, bello, chiaro, tondo e rotondo. Perché in tutte le manifestazioni di questa vita, compresi i piedi di palco che vi ho detto poco fa, c'è una manifestazione di estrema fanciullaggine. La mormorazione che è comunissima nelle comunità, comunissima, si può dire il pane quotidiano delle comunità. Io ci sono stato fino alle gare, lo so per esperienza. La mormorazione, quando si faceva la recitazione nella comunità dove io sono stato, studenti, novizi, fratelli, padri, si mettevano, si dividevano in gruppo e mormoravano di tutti e di tutti. Sempre. E io ricordo che dovevo fare uno sforzo di fortezza per dire, quando mi trovavo in queste conversazioni, per bontà, basta, non mormorate. E avevo sempre la peggio. E mi ricordo una volta col mio direttore personalmente, il quale stava parlando male di un altro, in mezzo a una di queste conversazioni di ricreazione. Io ero ragazzo, tenevo 14 anni allora. E mi alzai e dissi, padre, vi supplico, per amore di Dio, spezzate il discorso perché è contro la carità. Scattò sulla sedia, tu sei un ragazzaccio e mi vuoi fare la scuola a me, eccetera. Padre, sarò un ragazzaccio, ma è contro la legge di Dio, vi domando perdono, ma non parlate più così. Mi trovo in un'altra comunità, invitato a pranzo, una trentina di anni fa, e immediatamente l'immancabile mormorazione a tavola, Tizio Sembrone e Caio, era il superiore che mormorava. Io ero invitato, mi alzai e disse, padre, per bontà, spezzate questo discorso, perché non sta. Vi dico che se uno mormora alle spalle vostre, come voi state mormorando degli altri, io mi alzo e dico lo stesso, dico spezzate che non mormorate del superiore. Fece la faccia di tutti gli agli che stavano a Napoli, logicamente, ma smise. Ecco una delle caratteristiche delle comunità per cui si infrange la carità. Un'altra caratteristica è l'agghiacciamento. Tutto quello che si fa diventa abitudine. L'abitudine è agghiacciante, perché noi abbiamo bisogno, come la pianta, di rinverdire sempre. Le anime non rinverdiscono, ingialliscono. Poco per volta cadono tutti i germi vitali che mette lo Spirito Santo nell'anima. E ecco perché il novizio diventa rilassato studente, diventa povero e miserabile padre, o la novizia diventa rilassata suora e poi rilassatissima vecchia. E potremmo anche dire quel che diceva una persona scozzantissima vecchia. È tutto altro fuorché lo Spirito di Dio. Perché non è più lo Spirito Santo che l'anima e la vivifica come dovrebbe animarla e vivificarla, ma è quella forma esterna. Forma esterna che nelle comunità religiose tante volte si crede segreto delle opere esterne di zelo e in realtà non è segreto delle opere esterne di zelo. Ecco, per esempio, nella comunità nella quale io sono stato, e io vi parlo in fiducia, in un ambiente ristretto, è logico che fuori di qui non lo direi questo, ma voi capite che vi devo dire la verità e che vi devo indirizzare verso il Signore. In questa comunità i padri ci tenevano moltissimo a tenere il colletto alto, 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 perché così era l'uso di comunità. Ci tenevano moltissimo a tenere un cappellaccio grosso, grosso, perché così è la comunità. Ci tenevano moltissimo a tenere un berrettone che non finiva mai. Andavano per le strade e andavano tutti raccolti col mantello, secondo l'uso della comunità, che il mantello doveva stare sotto il braccio sinistro. E non diversamente, se cascava era un disastro nazionale. E sapete, il popolo di quella città era Lecce. Che cosa cacciò?
sopra diversi padri, credo, l'edificazione che ne ricavava, sapete qual era? Era questo motteggio. Gran collare e gran cappello, senza un dito di cervello. All'esterno tanti dei, nell'interno farisei. Voci di popolo. Noi crediamo che l'esteriorità, le pezze, costituiscono l'anima religiosa. È il fuoco dell'amore, è il fuoco dello Spirito Santo, è il fuoco di Dio. È l'anima che ama, è l'anima che geme sul peccato, è l'anima che arde di zelo, è l'anima che si dona, è l'anima che si immola, è l'anima che si sacrifica, è l'anima che rende testimonianza a Gesù Cristo, è l'anima che si riveste di Gesù Cristo, è l'anima che vive di Gesù Cristo. Questo, figlioli miei cari, deve essere il carattere di un'anima consacrata a Dio. Ora io vi dico un'altra cosa fondamentale. Le anime consacrate a Dio hanno tanti desideri che loro appariscono come desideri soprannaturali. Per esempio, è che ne ho trovate molte che desideravano le stimmate. Oh, che gioia portare le piaghe di Gesù alle mani, ai piedi e al costato. Non per ostentazione, no. Benché l'ostentazione può venire dopo, ma per desiderio magari, leggendo la vita di Santa Caterina e San Francesco d'Assisi, di qualche stigmatizzato, per il desiderio di soffrire i dolori di Gesù e rassomigliare a Gesù sulla croce. È un desiderio buono? E possiamo dire nel profondo dell'anima sì, perché non bisogna essere mai pessimisti. Ma in se stesso è un desiderio buono? Ecco, mi sono trovato proprio stamattina, esperienza pratica, di fronte a un'anima, la quale mi ha detto: Padre, io prego e sto pregando il Signore che mi dia le stimmate. Io non sapevo che rispondere, perché sono cretino, e voi lo sapete. Ma mi è venuto un lampo nell'interno, una luce di Gesù. E Gesù mi ha fatto sentire nell'anima e ho detto a quell'anima buona, un'anima buona del resto, ho detto: figliuola, e perché non domandate a Gesù che vi metta sul volto, nel cuore, nella vita, le stimmate della sua bontà? Nel cuore la sua carità, sulla bocca le sue parole, nel volto e negli atteggiamenti della vita la sua dolcezza e la sua infinita carità. Ed è questa una delle caratteristiche disgraziate, ve lo devo dire, figliore care, con il cuore sanguinante. È la caratteristica disgraziata dei religiosi, delle religiose, dei sacerdoti innanzi al popolo, è quella di avere pessime maniere e mancanza estrema di carità nel trattare. Il popolo non sa se tu preghi, se tu fai penitenze, se tu hai il cuore pieno o meno di Dio. Non lo vede questo, ma vede solo tu come tratti gli altri. Ora nel noviziato la formazione delle anime è fatta tutta a furia di gangheriate, cioè di parti forti e violenti. Io lo so per esperienza, e lo so per esperienza di tanti commenti. Io predico continuamente nei commenti di frati e di suori, e quello che vi dico ve lo dico per esperienza. Si crede che per formare l'anima alla obbedienza e per formare l'anima al rinnegamento di se stessi vogliono le parti. O siete una bestia, incinocciatevi, non siete capaci di niente, siete una cretina. Quello lo piglia come una prova e ci ride sotto i baffi, ce li tiene i baffi. O lo piglia come una parte e si mette tutte le 40 milioni di malparole appresse nel suo interno, capito? E allora le viene la reazione, subisce. E quando va innanzi a Gesù sacramentato, macchina, come deve fare per fare reazione a questa partaccia che ha avuto? È tutt'altro fa che fare un atto di virtù. Come potete pretendere che l'albero si metta capovolto e che si mettano le radici in alto e le foglie sotterra? È un assurdo. La bontà, figliore caro, la bontà. Rivestirsi di Gesù e avere le stigmate dell'amore di Gesù e della carità di Gesù, la dolcezza di Gesù. Questo manca, assolutamente manca. Vado nelle parrocchie e trovo sacerdoti imberrosi, vado nei monasteri e trovo suore imberrosissime, vado nei conventi più alti e trovo frati con 40 milioni di palme di muso. Va una persona a consultarsi, deve stare
che sto sull'avviso per chissà si pigliasse collera, per chissà reagisse e le manda al paese in Pulcinella. Questo non va, assolutamente non va. Bisogna rivestirsi di questo stigma, di questa stigma da meravigliosa, la bontà e la dolcezza di Gesù. Io ho avuto un direttore molto buono, santo, il quale ha avuto tanta bontà e tanta pietà, che ha lasciato memoria di sé, se ne è scampata anche la vita. E ve lo posso anche nominare. Ma lasciamo stare. Ebbene, questo direttore aveva avuto una malattia nervosa, ma era abituato a quegli usi della comunità. Usi che noi non sappiamo e non possiamo giustificare in nessuna maniera. Io vorrei estirpare dal cuore vostro, figliole care, estirpare dal cuore dei sacerdoti questa maledetta pianta della avversione, dell'ira, della cattiva maniera. E devo dirvi, prego continuamente il Signore e mi confesso continuamente innanzi a Dio e dico continuamente al Signore quella espressione e ve la voglio quasi scolpire nell'anima, che dicevo uno quando vedevo un altro che si inquietava. Dicevo un po' come un marrudiello, e un marrudiello era un cane ringhioso. E io tante volte gli faccio pure io un marrudiello, Signore, non mi fate fare un po' di marrudiello, e io vi sto parlando e quasi quasi nella voce faccio un po' di marrudiello, e perché vi devo far sentire, come faccio? Dunque questo direttore era un santo uomo, senza dubbio. Ebbene, se vi dico qualche episodio della sua vita, vi posso dire che fa venire le meraviglie, a vedere. Ecco per esempio uno. Vengono gli esercitanti nella casa, dove io sono stato educato. E allora uno di questi esercitanti, i sacerdoti, dice, vorrei confessarmi da un santo uomo. Ecco, andato dal padre B. Il padre B, siccome era mezzo cieco, quando si faceva la barba e si metteva la tovaglia alla gola, e poi col rasoio, non rasoio di sicurezza, allora non ci esistevano, e si urtava tutto quanto perché si tagliuzzava. Quindi non voleva essere disturbato. Per dici grazie, questo va a bussare alla porta quando quello stava facendo la barba. Impedito, disse lui da dentro con grande energia, quello capì, favorite, e aprì la porta, corre con la tovagliola alla gola e il rasoio per aria. Ho detto impedito, come aprite la porta? Quello sta scappando ancora, dice all'aridosante, sta morendo di paura ancora, figlio legato. Che cosa era questo? Era portato un po' di marrudiella. Io vorrei proprio salparlo dal cuore. Un'altra volta mi trovo con lui e gli volevo bene e serbo memoria di lui, e quando è l'onomastico suo sto tutto unito in preghiera con lui, tanto che gli volevo bene perché lo sento nel cielo. Erano miserie del carattere apprese nella comunità. Ecco, va per con me, dice andiamo che vogliamo andare alla Madonna dell'Arco, e si presenta allo sportellino. Lo sportellino era chiuso e c'era tanta gente. L'educazione è il fondamento della pietà, figlio legato. Quel poveretto di questa educazione ne doveva tenere poco, perché comincia a dare pugni a destra e a sinistra per farsi largo, e arriva vicino allo sportellino, due biglietti la Madonna dell'Arco. Io gli dico, padre, sta chiuso lo sportellino, sia zitto lei e sia al suo posto, gridando là, tutto quanto si voltarono. Ho detto due biglietti la Madonna dell'Arco. Ma che siete sorto che non sentite, signore, padre, l'altra è chiusa nello sportellino, ho detto stia zitto lei, fece rivoltare la casa, fece rivoltare la piazza. Ancora se passava un episodio di questo per distruggere ogni bene in un animo. E ve ne ho detto due, ve ne potrei dire tanti altri di questi episodi che sono così, diciamo così, graziosi e istruttivi. Ecco, un'altra volta per esempio cammino in mezzo alla strada. E camminando poco ci vedeva, io poveretto non potevo guidare, dando il passo a mettere i piedi nella porta delle uova di una poveretta. Quello si mise a gridare, si prega, uno sta trombando, lo so del posto vostro, e poi si voltava, che posto mio, voi mi avete scassato l'uovo, voi mi avete subissato l'uovo, non è poco pigliava la canetta e ci andava in capo al signor Lucia, a un posto di no, e me non fa niente. E passiamo oltre, figlioli cari, ecco figlioli cari. Ma dico, che cosa sarebbe stato la dolcezza in questo uomo? Io ricordo, figlioli miei cari, io vi ricordo questo, figlioli miei,
che quando quel padre sorrideva per un momento, era una felicità per noi altri, che dipendevamo da lui, una felicità, come se fosse sorto il sole. Portate le stigmate della bontà di Gesù e dimenticatevi dei nervi, dimenticatevi delle reazioni, dimenticatevi dei musi lunghi, dimenticatevi di quelle bobongerie interne per cui andate sempre macchinando come rispondere, e rimescolate quella piccola parola che vi è stata detta senza pensare quante parole avete detto al Signore e quanti dispiaceri avete fatto al Signore. Abbiate il cuore largo nella carità, la stigmata di Gesù sul vostro volto, e sia stigmata di bontà, di bontà, di bontà. Io vengo con l'esperienza, perché prego continuamente il Signore che mi dia questa bontà, che sarebbe in contrasto il mio carattere, perché non si può dire, ecco io sono il vostro di famiglia, a casa mia, sapete come ci chiamano a casa nostra? Tutto micceriello, micceriello sapete che sono i fiammiferi, dice questo è micceriello, appena si muove, sprizza bambe, e io pure sono micceriello, e ma intanto o posso testare innanzi al Signore che molto raramente e mi capita di sprizzare qualche micceriello per mia somma vergogna, e se me lo sprizzo per disgrazia vado in piedi al confessore immediatamente, mi vado a confessare per rimigliare l'abitudine e l'abito santo della dolcezza, della dolcezza, della dolcezza. Un altro carattere della religione dell'anima consacrata a Dio, sapete qual è? È la semplicità, l'umiltà e l'abbandono nelle mani di Dio. Noi manchiamo di semplicità, ci complichiamo nella vita fisica, ci complichiamo nella vita morale, manchiamo di umiltà, non risucchiamo in noi, in questo vuoto del nostro nulla, la grazia di Dio, e sappiamo che dove non c'è il vuoto non si risuccia il liquido che deve dare magari salute al corpo. Come puoi fare una siringa se tu non formi prima il vuoto e aspiri la medicina nel vuoto? E così la medicina salutare di Dio si aspira nel vuoto del tuo nulla. L'umiltà, il credersi nulla, è una grande grazia di Dio. E credendosi nulla si fa appello alla grandezza, alla bontà, alla carità di Dio. Signore, pensaci tu, io sono un povero nulla. Noi fondiamo tutto sulle nostre forze. Noi crediamo molto alla nostra organizzazione in questi tempi maledetti di naturalismo. Noi abbiamo dimenticato completamente che la nostra efficienza ci viene dalla grazia, dalla misericordia e dalla grandezza di Dio, che bisogna richiamare in noi con tutta la profondità della nostra preghiera nell'annientamento di noi stessi. E allora, figlioli mie, veniamo a una conclusione pratica. Che cosa volete far voi per Gesù? Farlo voi, figliole care. Volete essere veramente consacrati a Gesù? Eh sì, certo, per questo vivete. Ma e come volete essere consacrati a Gesù? L'ha detto Gesù in tre parole. Chi vuol venire appresso di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Rinnegarsi, ma rinnegarsi nell'amore e per l'amore. Non già rinnegarsi con la cabeza al collo. Quale uccellino vi sembra voi più fedele al padrone? Chi sta nella gabbia e saltella dal fondo della gabbia sulla piccola assicella e dall'assicella sul fondo della gabbia? O l'uccellino che sta nella stanza e che appena il padrone fa sì, sì, sì e gli corre sulla spalla e gli va in testa e canta sulla spalla del padrone? Io credo che sia più bello questo uccellino fedele. E l'anima ha bisogno di questa espansione di libertà in Dio. E per quanto si chiuda nella gabbia, diciamo così, e si chiuda con i suoi voti, con le sue regole, le mura della sua comunità, deve tenere l'anima aperta a Dio, e quest'anima aperta a Dio lo ha soltanto nella semplicità, nell'abbandono nelle mani di Dio. Prendere la propria croce, perché? Perché la vita di comunità è sacrificio, è la vita di consacrazione a Dio, è il rinnegamento di se stessi, rinnegamento della propria volontà, non dare soddisfazione al proprio miserabile corpo, rinnegare il gusto e accontentarsi di tutto. Questo è sacrificio supremo dinanzi a Dio, è la disciplina delle discipline. Rinnegare il proprio giudizio e assentire agli altri per quanto è possibile, quando non puoi assentire, ebbene togli la discussione, tanto perdi il tempo.
Nessuno cede il suo giudizio, lascialo correre come corre, eccetto che non abbia una responsabilità di superiorità per poter imporre il tuo giudizio, ma il tuo giudizio imponilo sempre con la tranquillità, con la dolcezza e con la pace. Rinnegare se stessi, prendere la propria croce, seguire Gesù, come? Ma come abbiamo Gesù vivo e vero e ci troviamo smarriti nella via? Abbiamo Gesù, Maestro nostro divino, e ci troviamo ignoranti nella via? Abbiamo Gesù, carità infinita, che ci abbraccia e ci sentiremo smarriti nella via? Figliole care, ecco l'essenza della vostra consacrazione a Dio. Donarvi a Dio, per la gloria di Dio, con un ardentissimo zelo, che è il rinnegamento completo di voi stessi. Perché Gesù non ha preso la croce per portare solo la croce, ma per salvare l'umanità. E voi non potete prendere la croce semplicemente per portare la croce, ma per salvare le anime. Il vostro apostolato, la conversione delle anime, lo zelo, la diffusione delle opere di Dio, senza stupide gelosie, senza intralci alle opere di Dio, senza naturalismo che rende vane le opere di Dio e le attività, senza persecuzioni al bene, che sono così facili averle dalle anime consacrate a Dio, dalle anime religiose, dai sacerdoti, dai religiosi, queste persecuzioni maledette contro il bene. Allargate il cuore, Dio solo sopra tutte le cose, e questo deve essere per voi il programma della vostra vita. E per voi, figliole care, che siete consacrati a Dio e che state nel mondo e che Gesù vuole nel mondo, perché Gesù non mi vuole strette, ma mi vuole come quegli uccellini liberi, i quali volano e stanno sempre pronti ad andare verso del padrone a cinguettargli l'amore, ebbene voi dovete essere tutte di Dio, fuori e in contrasto dello spirito del mondo, forti nella fede, ma forti nella fede, perché dovete voi diffondere la luce di Dio, forti soprattutto nella carità, nella bontà, nella dolcezza. E non parlo di carità di calzone, ciocchette, giacchette e cascavalla, anzoletto cari, io parlo di quella carità che espande negli altri la carità del Signore, la bontà, la bontà, la bontà, la dolcezza, la vita. Voi dovete tendere a dare la vita dello Spirito. Se Gesù ha detto non mi preoccupate delle cose temporali, cercate il regno di Dio, il resto vi sarà dato per sopra più. Noi dobbiamo cercare nelle anime il regno di Dio, il resto dobbiamo aver fiducia che Dio lo dà loro per sopra più. Possiamo fare la carità, dobbiamo fare la carità, dobbiamo espanderci nella carità, ma dobbiamo tenere presente soprattutto la carità soprannaturale. Dare alle anime Gesù, la bontà di Gesù, la dolcezza di Gesù, la redenzione di Gesù, l'amore di Gesù, per Maria, per Maria. E se volete essere veramente anime consacrate a Dio, consacratevi a Maria. Maria vi porterà nelle braccia, Maria vi porterà nel cuore, Maria vi insegnerà le vie della dolcezza, Maria che ha taciuto sempre e che ha spirato dolcezza, dovunque è apparsa nella bellezza della sua immacolata dolcezza e carità. Signore, dateci questa grande vita e sottraete anche a me tutti gli impeti naturali del mio carattere, a ciò che io possa aver forza soltanto per parlare di voi, per difendere voi, per diffondere il vostro regno, ma diffonderlo nella forza della fede e nella carità della bontà, e Dio vi benedica e vi faccia sante.